Adesso darei la parola al prefetto Rosetta Scotto Lavina, che è il vice capo dipartimento ed è il direttore centrale delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Ha qualche buona radice siciliana, noi siamo contenti di questo e contenti di poterla ascoltare. Grazie professor Solarino, innanzitutto desidero ringraziare per l'invito come direttore centrale delle politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno. Il tema che oggi qui viene affrontato sul il tema dell'integrazione, una sfida difficile ma necessaria, è il tema che affronta anche per un versante il Ministero dell'Interno. E il titolo anche del festival delle relazioni, Le onde e il mare. Le onde e il mare ci richiamano tutti noi a pensieri gioiosi, al mare visto come vacanza, come bei ricordi, ma il mare evoca anche altri pensieri per chi è meno fortunato e chi deve affrontare questo mare, il mare Mediterraneo, per sfuggire dalle guerre, per affrontare un futuro diverso, un futuro migliore. Quindi nella storia però l'uomo da sempre ha migrato, la migrazione, ogni storia però di migrazione è una storia a sé e le persone seguono le migrazioni per ragioni diverse, cercando percorsi legali ma anche rischiando la vita, vogliono fuggire dall'oppressione politica, dalla guerra, dalla povertà, oppure ricongiungersi con i familiari, fare imprese, acquisire conoscenze, studiare. Il tema è un tema molto complesso, naturalmente, e coinvolge passioni, dibattiti politici, tematiche giuridiche, economiche, sociali, religiose e altro ancora. Ma le politiche di asilo e dell'immigrazione tendono ad essere considerate delle questioni separate. Da una parte vi è l'obbligo umanitario, sancito dalle norme internazionali oltre che dalla nostra Costituzione, e dall'altra l'immigrazione viene considerata uno strumento efficace per contrastare il declino demografico e migliorare l'economia. Di conseguenza gli immigrati tendono ad essere considerati in due modi diversi: quelli considerati utili all'economia del paese, la manodopera di cui il paese ha bisogno in quanto forza lavoro adattabile, in grado di affrontare i cambiamenti demografici ed economici, e poi dall'altro versante invece quelli che vengono accolti, ai quali viene soltanto concesso di restare. Superando questa ambivalenza, che contiene un errore di fondo, perché al di là delle ragioni umanitarie e giuridiche, anche l'accoglienza si è rivelata una risorsa per i sistemi economici europei, occorre partire da un dato di fatto. I flussi migratori non si fermeranno ed è con questa consapevolezza che l'Italia e l'Europa dovranno misurarsi ancora per molti anni. Dobbiamo avere la consapevolezza quindi che la nostra generazione e quelle future dovranno confrontarsi con il tema delle migrazioni. Anche dal discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Mattarella emerge tutta l'attenzione riservata al fenomeno dell'immigrazione. Il Presidente ha dato un grande riconoscimento agli sforzi che sono stati compiuti dagli operatori, ma anche un richiamo all'Unione Europea sull'emergenza umanitaria, che deve vedere un'Europa più impegnata, più solidale. Per partire però da un'analisi delle politiche migratorie occorre partire dagli eventi tragici che hanno segnato la storia della migrazione e per ricostruire i passaggi della politica europea, politica anche di tipo reattivo sul fenomeno migratorio. In seguito al naufragio di Lampedusa del 2013,
Il governo italiano ha deciso in via di urgenza di presidiare il canale di Sicilia con l'operazione Mare Nostrum. Quella scelta fu una scelta dettata dall'enorme commozione per il naufragio e aveva l'obiettivo di fare fronte alla straordinaria pressione migratoria che è il flusso della instabilità di alcuni politica di alcuni paesi del Nord Africa, delle situazioni di crisi che stanno coinvolgendo il Mediterraneo orientale. Due numeri sono legati all'operazione Mare Nostrum. Nel 2014 sono state tratte in salvo 170.000 persone, tra queste 120.000, oltre 120.000 sono sbarcate nella sola Sicilia. E dietro questi numeri naturalmente vi è lo sforzo imponente, l'impegno straordinario degli uomini della Marina, del Ministero dell'Interno, delle prefetture, delle organizzazioni umanitarie, di tutti i presidi, non voglio naturalmente dimenticare nessuno, tutti i presidi messi in campo per assicurare le attività di soccorso, di assistenza e di accoglienza alle persone che sono giunte sul nostro territorio. E va riconosciuto naturalmente anche lo sforzo straordinario svolto dai prefetti, dai questori, con una costante attività anche di intermediazione con gli enti locali e le realtà del terzo settore. Nel 2014 sono stati oltre 1111 gli eventi di sbarco, rispetto a quelli del 2013 soltanto 483, ossia più del doppio. E i paesi di partenza vedono naturalmente al primo posto la Libia. Nella asettica drammaticità i numeri dimostrano come il trend degli arrivi è aumentato del 400% rispetto all'anno 2013, più che triplicato rispetto all'anno 2011, che pure è stato l'anno della cosiddetta emergenza Nord Africa. E questi dati vanno anche letti in relazione al numero degli sbarchi. Rispetto al 2013, nel 2014 gli sbarchi sono più che raddoppiati, mentre gli immigrati che sono arrivati sono quadruplicati, e questo dimostra anche un diverso approccio, una diversa organizzazione della criminalità organizzata. È stato fatto quindi un grande sforzo organizzativo per garantire l'accoglienza a terra, che non è meno complessa del soccorso a mare. Difficoltà organizzative, e il prefetto lo sa bene, il prefetto Vardè, un conto alla rovescia per individuare nel più breve tempo possibile strutture per organizzare la macchina dei trasferimenti sul territorio, risorse finanziarie da reperire, resistenze territoriali, e queste sono state il terreno scivoloso sul quale ci si è dovuti confrontare ogni giorno. Ma anche il 2015 è un anno con un trend sostanzialmente diciamo equiparabile fino ad oggi a quello del 2014, sono sbarcate oltre 57.000 persone. E per comprendere però il percorso che è stato fatto, occorre considerare che nel 2013, a seguito dei flussi imponenti di persone che arrivavano, si sono affrontate due questioni. La prima: era necessario ridurre al minimo le morti in mare. Il secondo punto, invece, era, dal punto di vista organizzativo, l'inadeguatezza del sistema di accoglienza italiano. In sostanza, risultava chiara l'esigenza di un ripensamento del complessivo del sistema. Fino alla fine del 2012, con la cessazione dello stato di emergenza, perché fino al 2012 il tema è stato affrontato con ordinanze di protezione civile, alla pari di terremoti, di alluvioni. E ordinanze di protezione civile che si sono susseguite per oltre un decennio. E questo aveva impedito all'Italia di affrontare in modo strutturato un sistema di accoglienza in grado di espandersi sul territorio.
Ma già nel 2012 e nel 2013 poi il tavolo che era stato costituito presso il Dipartimento della Protezione Civile aveva approvato i primi obiettivi per la costruzione di un sistema stabile, un sistema strutturato in via ordinaria, senza deroghe quindi alla normativa ordinaria, per la presa in carico dei profughi in arrivo nel nostro Paese. E si trattava di una scelta quindi ordinaria e responsabile che con il superamento quindi del carattere di emergenza che fino allora aveva frenato il sistema di accoglienza e aveva anche accentuato la percezione di queste persone come clandestini. E a proposito di clandestini, proprio la visita del Papa, di Papa Francesco a Lampedusa, ha avuto il merito di attirare l'attenzione su questi drammi dei viaggi della speranza. Ha scosso l'anestesia delle coscienze nei confronti delle vittime delle traversate e delle traversie dei superstiti. E ci si è posti però anche un altro tema, cioè se l'accoglienza dovesse avere un limite, fino a quando è possibile accogliere? Allora, la risposta è già nel nostro ordinamento, nella Carta fondamentale dei diritti, nella nostra Costituzione, che all'articolo 10 pone il diritto di asilo tra i diritti fondamentali dell'uomo e riconosce allo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche il diritto di asilo. In altri termini, nel nostro Paese i diritti umani hanno una priorità assoluta. Il problema però è che le persone in cerca di asilo, per lo più provenienti da aree di crisi, raramente riescono ad arrivare in Europa con regolari documenti di viaggio trasportati da normali vettori e quindi purtroppo debbono affidarsi a quelle che vengono chiamate ormai come carrette del mare. E per continuare l'escursus su quello che è stato fatto, nel novembre 2014 nasce l'operazione Triton. L'operazione, un anno dalla tragedia di Lampedusa, nasce perché il governo vuole sollecitare una cooperazione di tipo diverso, una cooperazione europea, una assunzione e una condivisione di responsabilità e non una semplice suddivisione dei costi a livello europeo. E quindi Triton pone con forza il problema di un maggiore impegno dell'Unione Europea, perché come abbiamo sottolineato, questa Europa non può essere solo l'Europa delle merci, ma deve essere anche l'Europa, della solidarietà. In ogni caso è informata l'operazione al principio del non respingimento, quindi è da escludere la possibilità di rinviare le persone verso i paesi terzi in cui esiste un rischio per la loro sopravvivenza, e quindi i natanti che vengono intercettati approdano verso lo Stato membro che ospita l'operazione, e cioè l'Italia. Dal 1 gennaio 2014 il tema delle migrazioni viene riconosciuto nel dibattito italiano come un tema strutturale e non più come un'emergenza. E per arrivare a questo abbiamo coinvolto come Ministero dell'Interno tutti i soggetti competenti in materia di immigrazione, mettendo a frutto l'esperienza dell'emergenza Nord Africa con il tavolo di coordinamento nazionale costituito presso il Ministero dell'Interno, tavolo al quale hanno partecipato le regioni, le province, i comuni, le organizzazioni internazionali quali UNHCR, OIM, ma anche la Croce Rossa, Save the Children, e con il tavolo è stata assicurata, secondo il principio di sussidiarietà, la piena condivisione delle scelte. E di estrema importanza è proprio quello
la decisione che è stata condivisa nel tavolo di coordinamento nazionale e poi approvata nella conferenza unificata presso la Presidenza del Consiglio il piano operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari. Il piano riconosce tra i principi fondamentali l'impegno responsabile di tutte le istituzioni coinvolte e per affrontare la situazione con uno spirito di leale collaborazione e per una ripartizione condivisa ed equa su tutto il territorio nazionale dei migranti. Questo sistema poi è stato a sua volta replicato a livello nazionale con i tavoli di coordinamento regionale per l'attuazione a livello locale delle misure. E questo ha consentito nel 2014 una migliore distribuzione sul territorio, alleggerendo la pressione soprattutto sulle regioni di sbarco come la Sicilia. Infatti nel 2013 oltre il 55% dei migranti accolti era collocato in Sicilia e l'ulteriore 20% in Puglia. Nel 2014, grazie appunto all'attuazione del piano, a una ripartizione sul territorio più equa, queste due regioni sono scese rispettivamente, la Sicilia al 22%, la Puglia al 9%. Per garantire la sostenibilità del sistema sono stati affrontati due nodi. Il primo era quello relativo a un'accelerazione dei tempi per l'esame delle richieste di protezione internazionale, per avviare poi nel più breve tempo possibile i percorsi di integrazione. E in relazione a questo le commissioni territoriali sono state raddoppiate, passando da 20 a 40. Per dare un'accelerazione nell'istruttoria e nelle decisioni. Si è introdotta una semplificazione delle procedure ed è stata prevista l'intervista di un singolo componente, ma lasciando poi la decisione al collegio. Il secondo tema è stato quello del potenziamento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. E il piano nazionale ha distinto per quanto riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che passano dal 1 gennaio nella responsabilità del Ministero dell'Interno, ha distinto tre fasi: la fase del soccorso e di primissima assistenza, la fase di accoglienza e di qualificazione e la seconda accoglienza e integrazione nel sistema SPRAR che è presente nelle grandi città, nei piccoli centri e che contribuisce a creare una cultura dell'accoglienza e quindi a favorire un processo di integrazione e di inserimento socio-economico. Il piano ha un obiettivo ambizioso, lo SPRAR deve diventare a regime il sistema di accoglienza italiano di secondo livello sia per gli adulti che per i minori, con un adeguamento dei posti disponibili e una distribuzione secondo una logica di microinsediamenti. Il tutto nel presupposto che una buona accoglienza costituisce il presupposto per una buona integrazione. Per i minori il piano ha affidato al Ministero la responsabilità ed è stata superata la distinzione precedente che veniva fatta tra i minori stranieri non accompagnati e i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, nel presupposto che i minori, sono tutti vulnerabili e quindi ugualmente vanno accolti e nello stesso modo, diciamo, tutelati indipendentemente dal fatto che chiedano o non chiedano l'asilo. Il fenomeno dei minori è un fenomeno indubbiamente in crescita, è un fenomeno preoccupante perché nel solo 2014 sono stati oltre 14.000 e ad oggi sono più di 8.000 i minori, di cui il 31% accolti in Sicilia. Il Ministero dell'Interno
ha emanato due bandi per l'individuazione di strutture temporanee autorizzate dalle regioni per un'ospitalità di breve periodo e un bando per una procedura accelerata nello SPRAR per un potenziamento dei posti per l'integrazione dei minori. Queste sono le soluzioni che sono state messe in campo dal Ministero dell'Interno, dall'Italia, dal Governo, ma le soluzioni messe in campo, messe in atto dall'Italia, naturalmente da sole non bastano. Il problema è il clima di instabilità politica nei paesi della fascia subsahariana e costieri, che deve essere affrontato con una politica dell'Europa. E senza un governo nazionale forte nei paesi di origine, nei paesi di transito, quali la Siria e la Libia, non ci sono interlocutori e non potrà essere superato questo status quo. Al pari del riconoscimento di condizioni di accoglienza e di integrazione uniforme, quindi emerge il tema di una maggiore corresponsabilità tra Paesi membri nella presa in carico di migranti e richiedenti asilo, e questo in attuazione dei principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità che sono insiti nel trattato, il trattato di funzionamento dell'Unione Europea. E i principi, diciamo, basilari che noi conosciamo a proposito dei muri a cui abbiamo fatto cenno poco fa, un altro muro è il muro del regolamento Dublino, è il regolamento che impone, diciamo, al paese di prima accoglienza, il paese dove, diciamo, per primo di primo arrivo, impone, diciamo, anche l'accoglienza e la protezione. Ma diciamo che da più parti si chiede il superamento del sistema Dublino, del muro di Dublino, e il sistema andrà sicuramente rivisto, ed è una delle priorità politiche della Commissione europea, Commissione che anche nell'agenda europea sulla migrazione ha ricompreso, ha fatto proprio la volontà di intraprendere una nuova valutazione del sistema Dublino nel 2016. Ecco, quindi un altro tema è quello del mutuo riconoscimento, l'instaurazione di uno status uniforme che sia valido in tutta l'Unione per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, in quanto potrebbe essere sicuramente di ausilio questo per una vera Europa dell'asilo. È assurdo che le merci possano circolare liberamente e le persone invece non lo possano fare. E quindi occorre un nuovo concetto di Europa come spazio unico di previsione, con la previsione di quote per ciascun paese, prevedendo il riconoscimento nei diversi Paesi membri del permesso di soggiorno nazionale rilasciato al cittadino di un Paese terzo. Ma ecco, per arrivare, diciamo, alle risposte che deve dare l'Europa, nella riunione straordinaria del 23 aprile e nell'agenda europea sulle migrazioni redatta dalla Commissione europea, è stata adottata una dichiarazione nella quale si richiama l'attenzione sulla gravità della situazione nel Mediterraneo, sottolineando la necessità di prevenire la perdita di vite umane. E a tal fine sono state concordate anche una serie di misure che speriamo vengano accolte, e questo diciamo è all'ordine del giorno nella riunione che alla fine del mese di giugno avranno i capi dei governi.
ma all'esigenza di attrarre nuova popolazione, come abbiamo visto, corrisponde anche la necessità di integrare i flussi nel tessuto sociale, nel tessuto economico, politico, e l'integrazione rappresenta la chiave per il successo di una politica migratoria comune. La sfida che l'Unione Europea è chiamata ad affrontare è quella di sviluppare un approccio che abbia l'obiettivo dell'integrazione effettiva dei cittadini di paesi terzi soggiornanti nel territorio dello Stato europeo. Dovrà anche essere sostenuto lo sviluppo dei paesi di origine e la collocazione geografica del nostro paese al centro del Mediterraneo ci assegna un ruolo da protagonista, ma anche l'Europa non potrà essere uno spettatore e dovrà impegnarsi nella realizzazione di una politica euromediterranea che applichi i principi di equa distribuzione e di solidarietà tra tutti i paesi membri dell'UE. Vi ringrazio e formulo i migliori auguri per il prosieguo di questa iniziativa che senza dubbio avrà successo anche in futuro. Grazie. Ringraziamo il prefetto, grazie di cuore anche per essere venuto. Sappiamo che questo è un momento emergenziale, quindi la sua presenza da questo punto di vista è ulteriormente un regalo gradito. Il sistema, la dottoressa ci ha presentato come funziona qui in provincia, è un sistema che dall'accoglienza emergenziale all'accoglienza di primo livello all'accoglienza di secondo livello ha delle presenze qualificate distribuite nel territorio.